e parliamo di Andrea Basso. Quest'oggi andremo a parlare di sempre di energia, come avete anche sentito prima con Roberto Landi, che la cosa, diciamo, si concatena abbastanza bene, anche perché i due personaggi qui si conoscono. E in modo particolare però adesso andremo ad affrontarlo sotto un altro punto di vista. Energia e la geometria sacra. Però prima di adentrarci, non lo farò io personalmente, ma lo farà Andrea stesso. Intanto buongiorno. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Grazie. Grazie, grazie a te di essere qui presente. Allora, io faccio le solite domande di rito per non saper né leggere né scrivere. Ti chiedo semplicemente chi sei, un attimo la tua cronologia di vita, ecco. Va bene, niente, io sono, chiamo appunto Andrea, mi sono sempre interessato fin da, non dico piccolo, ma insomma abbastanza tenera età, tutto ciò che riguarda l'energia e la spiritualità in genere. Ok. E niente, da qualche anno a sta parte cercavo qualcosa di diverso, di diverso per la casa, per l'ambiente, per tutto quanto. Tu per intanto armonizzare. Tu hai appena accennato spiritualità, da sempre, da quanto più o meno? Da sempre, nel senso che chiaramente ci sei da piccolo ci nasci, perché okay. Chiaramente, però sempre un po' strano, perché io sì frequentavo come tutti i ragazzi, penso giovani, la chiesa, eccetera, sì. Però sempre un po' ribelle verso la chiesa. Un po' non proprio sentivi di qualcosa, non era non proprio mi congruente. Andava proprio, okay. Però l'ho sempre frequentata come tutti, naturalmente, a comunione, la classica vita che fa ogni ragazzo, insomma, che nasce in Italia, almeno 40 anni a sta parte, perché gli ultimi anni è un po' diverso, ma insomma quando si era giovane era così. Certo. E niente, appunto ho fatto vari percorsi, Reiki, eccetera, finché mi sono imbattuto quasi, diciamo, per caso nella genesa, perché cercavo qualcosa appunto per armonizzare la casa, il giardino, per qualcosa di diverso, che non siano sempre le solite classiche, lo specchio davanti alla porta di casa, o quello che può essere la scopa della Befana che si metteva di traverso per evitare le energie, qualcosa che avesse di diverso, insomma. Okay. E mi sono imbattuto in questa genesa. Ci puoi dire brevemente cos'è questa genesa? La genesa, appunto, è una figura geometrica sacra, no? Mm-hmm. Perché racchiude tutti i cinque solidi platonici, e da lì è partita il discorso della geometria sacra, perché non, all'epoca non sapevo nemmeno cosa fossero. Sì, ho sentito parlare dei cinque solidi platonici, però la genesa praticamente è una figura geometrica composta di quattro cerchi. In genere viene fatta di alluminio, dico in genere perché se ne trovano di tanti tipi, fatte in vari materiali, però il dottor Langham, che è chi l'ha praticamente ideata, l'ha fatta in alluminio, questo perché l'alluminio è il materiale più adatto all'utilizzo della genesa. E praticamente è stata studiata appunto dal dottor Langham negli anni 50 per far sì che ci fosse un miglioramento sulle condizioni di vita nell'America del Sud. Quindi, infatti genesa si chiama gene SA, genesa nel senso genetica, no? Sì. SA Sud America. Ah, ok. Per il collegamento. Sì, il collegamento è quello. Perché non nasceva niente, non c'era, era praticamente il terreno molto arido, non si riuscivano ad avere abbastanza cibo praticamente. Lui ha creato appunto questa forma geometrica e con questa è riuscito principalmente sul sesamo, a far sì che si riproducesse meglio. E ha creato praticamente cibo alla fine. Sì, 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 sì. Studiando appunto questa forma geometrica. Allora, sostanzialmente di cosa si tratta? Una specie di sfera formata da... È una sfera formata da quattro barre di alluminio intersecate una con l'altra. Ok. E fissate insieme con qualsiasi tipo di materiale, insomma, cioè, no, sembra sempre alluminio, però tipo di materiale nel senso rivetti o viti o quant'altro, okay. Insomma, non è che... Di che dimensioni è più o meno? Si può fare di tutte le dimensioni, okay. E la dimensione è molto importante perché in base alla dimensione
si va, più grande è, insomma, e più armonizza l'ambiente. Certo. Più piccola è, più è meno armonizza. Di conseguenza, sì. Una genesa a 33 centimetri più o meno fa 1,5 km². E è bello perché, sì, non è proprio poco. Insomma. No. Infatti pensavo proprio un'area circostante. No, è grandissimo. Inoltre, oltre ad avere questo, non è che vada solo a destra e a sinistra, sì, ma sì. Essendo sferica va sopra e sotto, cioè armonizza in 365 gradi. Ok, per cui sì, sottosuolo e tutto. Esatto. A livello energetico come funziona? Cioè incanala l'energia in un certo modo? Come la cattura? Come la... È un armonizzatore propaga. Energetico. Quindi armonizzatore. Quindi tutte le energie della terra, dell'ambiente, lei le armonizza e le sviluppa in maniera positiva. Anche praticamente le energie negative non possono assolutamente entrare in lei, in contatto, perché appunto chiudendo la forma geometrica sacra dei solidi platonici e quant'altro non può armonizzare energie negative, è assurdo praticamente, sì, perché sì, appunto sì. La geometria sacra è la geometria della creazione, quindi non può essere negativa, sarebbe per logica, bravissimo, per logica. Ok, andando proprio, io parlo terra a terra, insomma, un po' ignorante della cosa, però i benefici che questa può dare a livello di, prima parlavi di pulizia energetica. Sì. Hai parlato dell'esperimento iniziale del quale appunto migliorava la coltivazione, ma esatto. Cos'altro può fare per uno che se la tiene in casa? Armonizza praticamente tutto quello che c'è in casa, ti tiene la casa pulita da energie negative, chiaramente, perché si parla sempre di energia. Certo. E armonizza anche chi entra, se per caso entra una persona negativa, non ti può arrecare nessun tipo di, non ti può portare nessuna energia negativa praticamente, assolutamente no. Armonizza il giardino, armonizza la casa, armonizza tutto quanto quello che è a livello energetico ovviamente. Sì. E l'ho testata con la bioresonanza quantica per vedere le frequenze che emette, ed emette frequenze della terra, cioè frequenza della terra, frequenza della gioia, frequenza della vita praticamente. Quindi, come si dice, testandola appunto emette queste frequenze, sì. Quindi non può essere negativa, non emette frequenze negative. Inoltre si possono caricare delle frequenze. Okay. Addirittura, cioè se uno vuole caricare delle frequenze all'interno della genesa, le può caricare e lei non le perde mai. Rimane la frequenza. Infatti avevamo toccato questo argomento un attimo prima della pubblicità con Roberto Landi, che lui aveva accennato che collabora con te a volte su questa azione qui. Esatto, infatti, perché appunto Roberto, abbiamo testato sempre con Roberto, con la scala di Bovis, io le genese le creo, le carico con la mia energia. Però abbiamo visto che quando le carica lui con l'energia della creazione, l'energia cristica, aumenta di ben 10 volte la sua potenza. Cioè, in base alle dimensioni, chiaramente. Certo, giustamente. Però l'energia della creazione arriva all'interno della genesa o della pentasfera e le carica tantissimo. Insomma. Quindi quelle caricate da lui si vede proprio fantastico. Sì, come risultati. Sì, ok. Hai detto che ti pulisci anche da chi ti porta energie negative in esatto, qualche modo. Sì. E i famosi vampiri energetici, chi viene lì normalmente magari deve sfogarsi solo di cose negative, cioè li manda via fisicamente in qualche modo? No, mandarli via no, assolutamente. Sì, vabbè. Però devo dire una cosa, essendo che emette energie positive, i vampiri energetici stanno un po' distanti. Okay. Non è che li mandi via, però se prima tu hai, passando sempre l'energia, in base all'energia che tu emetti, tu attrai chiaramente, certo. No? Se in casa tua non esiste energie negative, è difficile che la persona negativa venga da te, perché si sente un po'... Non trova il terreno fertile. Bravissimo, è una cosa automatica, no? Certo. Invece le persone che sono positive si sentono attratte da questo, quindi attivi sempre... Cose positive, per forza, cioè è per logica questo. È un modo per modificare anche il tuo ambiente. Esatto. Ok. E te questo percorso l'hai cominciato, l'avrai cominciato sicuramente per te,
ma quando hai deciso di parlarne in pubblico o di condividerlo con gli altri e perché? Allora, ho deciso di parlarne in pubblico quando ho visto, prima ho fatto testare le sfere, perché le genesi e anche le pentasfere, perché prima di pubblicizzare certe cose, siccome adesso non voglio parlare male di nessuno, però certo. In internet chiaramente trovi di tutto, no? Giustamente, perché ti informi là e poi senti uno qua, uno là. Però se non le testi personalmente non puoi mai dire funziona o non funziona. Le ho fatte testare da due persone diverse, di modo da non essere condizionato da... Sempre con appunto proprio risonanza quantica, che è una macchina che attraverso la radiestesia, però collegata a un computerino, e dice in che frequenze che emette questa sfera e se sono positive o negative, se quello che ho appena detto praticamente è vero o meno. Certo. E appunto, dopo che ho saputo, che ho visto che funziona, dati alla mano, ho detto, boh, adesso posso anche dire quello che è, quello che penso, insomma. E una cosa molto importante che ci tengo a dire è che avevo fatto delle genesi, anche delle pentasfere, per nessuno. Cioè le ho fatte così, tenute là, perché volevo testarle, no? Sì. E non funzionavano. Cioè, mi spiego meglio. Sì. Se si fanno delle genesi pentasfere, ne trovi in giro, fatte, vai a comprartela, eccetera, anche in internet così. Se non viene creata o non viene caricata per la persona che la riceve, non funziona. Okay. Sempre di energia si parla e funziona così. Praticamente io faccio una genesi, se la faccio per te, sì. Quando te la do, devo pensare a te. Basta solo che la colleghi alla tua persona, anche solo la tua voce, basta questo. Allora funziona, altrimenti non funziona. Sembra impossibile, ma è così. Ok, per cui tu devi avere un qualche contatto con la persona che poi la custodirà. Sì, 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 sì. Non può essere prodotta in serie. No, infatti non può essere prodotta in serie, cosa che invece succede. Dopo, sì. Io sulle mie ho testato, quelle che degli altri non lo so, però le mie che ho testato funzionano solo così. Okay. Non sono negative, perché sì, se sì, non sì. È, non può essere negativa per assurdo, se no vado a contraddire ciò che ho appena detto. Però non funziona, se deve dare 100, da 30. Okay. E quindi non è... Sì, 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 è sprecata, tra virgolette. Inoltre ho testato anche per il discorso dell'elettrosmog, dei telefonini, eccetera. Sai che i telefonini, la televisione in camera, la radio sveglia, dicevano che ti porta... Dicevano, no, non è che sia sbagliato, lo dicevano assolutamente. Però con la genesi e la pentasfera in camera, dopo, dipende dalla grandezza, se è piccola te la tieni in camera per la televisione, se è grande puoi tenertela anche in sala, insomma. Scherma assolutamente l'elettrosmog. Ah, questa è un'altra cosa. Questa è molto importante, sì. E l'ho testata anche questo sempre con la risonanza quantica. Sì. E l'ho data a una signora di Belluno, che non posso certamente dire chi è. Privacy. Però me l'ha testata lei. È una genesa da 15 cm, quindi molto piccola. Lei abita un quarto piano, quindi immagina te. Mm-hmm. Riesce a schermare fino giù il pian terreno, praticamente. Ah, avete fatto il test su tutto, esatto, tutto il palazzo. Quindi è importantissimo. Quindi dovrebbero ringraziarla. Sì, questo è molto, molto bello. Ok, per cui diciamo queste funzionalità ce le ha indipendentemente da chi la usa. Sì, sì, sì. Sì, sì, okay. Sì. Queste sono già sue. Dopo, ovviamente se tu la vuoi personalizzata, vuoi caricare per qualcos'altro, si può avere qualcos'altro in più chiaramente, però quella già di suo funziona così, non è che non funzioni. Okay. Inoltre abbiamo testato anche questo, se per esempio uno fa trattamenti Reiki o trattamenti energetici, di esempio Roberto Landi, che è la stessa cosa di prima, sì. Si può prendere con sé la sua genesi, la sua pentasfera, beh, si è di dimensioni piccole, perché non è puoi venirla con... Però comunque le frequenze che vengono emesse dalla persona che ti fa questo trattamento, sì. Vengono assorbite dalle creature e poi col tempo vengono rilasciate. Praticamente tu carichi le frequenze sulle geometrie, sulla genesi, la pentasfera, e queste vengono rilasciate. Tu ti porti a casa praticamente la scatola di pastiglie quando vai al dottore, trac. Stessa cosa, funziona così. Ok.
Sentimi un po', qui abbiamo da casa, ci chiede Simone, volevo sapere se da caso ne esistono anche piccoline da mettere al collo come ciondolo. Sì, ne esistono, di piccoline, infatti ne ho fatte anch'io, però piccoline non riesco a farle, perché ne trovi tante, però le trovi in materiali che non sono, secondo me, consoni, non come secondo me. Non sono consoni, perché appunto rifacendomi a questo ho fatto degli esperimenti, sì. Perché la Genesa è nata in alluminio e va fatta in alluminio. Trovi ciondoli fatti in oro, trovi ciondoli fatti in argento, però il materiale è molto importante, perché ogni materiale è associato a un pianeta o a quello che è, cioè l'oro è il sole, Venere è il rame, eccetera. Praticamente l'alluminio sì. È adatto alla genesa e basta, non si possono fare qualsiasi materiali. Io l'ho fatta in ottone, perché ne ho viste fatte in ottone, ne ho viste fatte in ferro, ne ho viste fatte tutti i materiali, anche miste. Ho testato quella in ottone, purtroppo non funziona. Cioè, bella da vedere, perché è bellissima in ottone, lucida, bella. Non fa male. Ma non fa niente, ho provato a caricare delle frequenze e non le tiene assolutamente. Tu carichi qualsiasi frequenza che può essere certamente positiva, non trattiene le frequenze. Addirittura una signora a cui l'ho data, per sapere cosa ne sentiva, mi ha dovuto togliere dalla camera perché non dormiva. Ho fatto due notti che pensava fosse causa, ha mangiato troppo e così. Poi ho detto no, secondo me è quello. Non ha dato peso al fatto della genesa in alluminio, invece l'ha tolta. Ed è quella, insomma. Perfetto. Comunque i ciondoli si possono fare, sì. Sì, sì. L'importante è che siano intersecati giusti. Perché un'altra cosa importante da valutare è il fatto che ne trovi di quelle con i fissaggi all'esterno invece che i fissaggi all'interno, e non armonizza, perché i fissaggi all'esterno buttano energia in maniera sbagliata. Certo. Anche questo sono piccolezze, però sono dettagli molto importanti che purtroppo fanno la differenza. Beh, assolutamente. Questo è importante. Sì, sì, chiamali dettagli. Allora. Ricordo per Angela, che mi dice essersi appena collegata, mi chiede informazioni, che stiamo intervistando Andrea Basso e ci parla, sesto benedetto, mouse, niente, vabbè, e ci parla di geometria sacra, in particolare di genesa e pentasfera. E per avere qualsiasi informazione relativa al nostro appunto ospite, potete rivolgervi presso il Circolo Ighina. Trovate tutti i riferimenti su www.ighina.it. Potete chiamare, potete scriverci via mail a info@ighina.it e noi vi risponderemo e vi daremo tutte le informazioni necessarie. Allora, andiamo con un altro messaggio. Questo può essere interessante. Grazie. Allora, Chris ci scrive. Buongiorno. Io ho la genesa in casa da un paio d'anni, ma è il periodo più brutto della mia vita anche come armonia in famiglia. C'è sempre molta tensione. Può voler dire la posizione nella quale è stata messa? È vicina alla foto dei miei genitori che non ci sono più e che non ho ancora superato la loro assenza. Abbiamo traslocato in questa casa dall'anno scorso e non riesco a vivere bene qui. Cosa devo pensare? Che se non avessi la genesa andrebbe peggio? Grazie, Chris. Una situazione. Beh, posso dire una cosa. Certo. Sicuramente non ho detto che vada meglio. Ecco, okay. Questo è sicuro. Dopo ti chiedo, insomma, la cosa importante da fare è la purificazione dell'ambiente. E si può fare appunto con la genesa, perché sì. C'è un sistema di purificare l'ambiente appena si arriva. La genesa è posizionata sul triangolo per 24 ore, poi praticamente la genesa è formata da quadrati e triangoli, ok, intersecandoli si vedono i quadrati e i triangoli, e la base va posizionata sempre sul quadrato, dovrebbe restare, però quando si fa la purificazione della casa, sono 72 ore, bisogna cominciare con il triangolo 24 ore, quadrato 24 ore, triangolo 24 ore e poi quadrato altre 24 ore ed è a posto.
E questo per modificare la casa e l'ambiente. Il fatto che abbia traslocato la casa, bisogna vedere se ha fatto la purificazione dell'ambiente intanto. Dopo vedo che lei armonizza, però dovrebbe già partire con questa armonizzazione prima di... Perché, mi spiego meglio, quando arriva la genesa in casa tua, in casa di chiunque, praticamente bisogna fare la purificazione, sarebbe consigliato fare la purificazione della casa. Perché l'aiutiamo a partire prima, se no ci impiega tanto a armonizzare quello che c'è. Okay. E facendo così, praticamente la genesa funziona, si attiva e disattiva, quindi si carica e si scarica, questo solo per quella volta, quando arriva a casa praticamente, oppure quando succedono forti liti, forti litigi, forte presenza di energie negative in casa, si può rifare questo chiamiamolo rito, ma non è un rito, insomma, questa purificazione. Mm-hmm. Dopodiché, un'altra cosa importante, ma questo sarebbe più la pentasfera che la genesa, rifacendomi al discorso dei suoi genitori, che non li ha lasciati andare, non è che la genesa c'entri qualcosa su questo. Deve essere più lei che lavora un po' su se stessa. Perché bisognerebbe lasciare andare un po' quello, sì. Non so, diciamo, se mi spiego. Sì, lì c'è un percorso da fare in qualche modo. Esatto, sì. Però genesa non ha nessun... No, effetto negativo è impossibile, okay. Perché non può emettere energie negative. È inconcepibile praticamente. E proprio in merito a questo sono arrivate alcune domande, e intanto alcune le abbiamo già viste. Sì. Ciao Andrea. Allora, abbiamo Marisa che ci chiede: buongiorno, come la mettiamo con la tossicità dell'alluminio, specialmente se si tiene addosso a contatto con il corpo? Grazie Marisa. Ma allora, l'alluminio di per sé è tossico solo se viene surriscaldato, perché abbiamo mangiato anni sulle pentole d'alluminio, purtroppo. Qualche effetto collaterale c'è stato sotto quel punto di vista. Sì, certamente. Abbiamo avuto i cibi sull'alluminio con la carta stagnola, chiaramente per tutto lo facciamo. Certo. La tossicità dell'alluminio sì, però diciamo che se è surriscaldato ha qualche problema, altrimenti non ha grossi, a meno che io non sia uno che è allergico, perché se uno è allergico all'alluminio allora un altro paio di maniche, ma non è che sia così un veleno, se no stova tutti i nostri, vabbè che è vero, sono tutti morti gli anziani, però non penso sia causa la pentola d'alluminio. Dicono che prima o poi sì, esatto. Quel passo lo facciamo tutti, sì. Una delle poche certezze nella vita. Sandro 05, una domanda per il signore. Grazie del signore. 2 anni fa mi avevano regalato un ciondolo fatto a triangolo con un sole, tutto in rame per uomo. Quando lo mettevo al collo in quel periodo mi sentivo più stanco e i mal di testa erano frequenti. Dovevo riequilibrare i flussi energetici molto più spesso con il Tai Chi. Con il Tai Chi, che ora, quando l'ho tolto, tutto è tornato a posto. Secondo lei, era il periodo oppure era il ciondolo o anche il materiale? Oppure è tutto un caso? Grazie, Sandro 05. Allora, i simboli sono molto importanti, perché adesso il simbolo, qualsiasi simbolo, io tratto anche i simboli sacri, e devo dire che avere un simbolo addosso è molto importante, dipende che simbolo è, insomma, non tutti sono... Può avere anche positivi. Effetti collaterali in quel senso? Beh, dipende appunto dal simbolo, certo, se è un simbolo sacro o no. La mano di Fatima no, per esempio, non può essere negativo. L'occhio di Ra nemmeno è negativo, però dipende appunto da che simbolo ha. Adesso non so il sole come era fatto questo sole, ma insomma il sole dovrebbe essere il simbolo dell'oro, quindi dovrebbe essere sul triangolo. Negativo. Sul triangolo, triangolo sì, dipende no. Com'è, il triangolo dovresti vedere, il simbolo, esatto. Il rame di per sé non è negativo, è associato al pianeta Venere, e il rame è appunto un riequilibratore energetico,
il rame ci armonizza i chakra, il rame è molto a livello umano nostro molto positivo, quindi mi dà da pensare che sia proprio così malefico questo simbolo. non vedo la correlazione, insomma, del soltanto malessere fisico riguardo al ciondolo. Dovrei vedere il ciondolo per capire. Sì. Però il rame assolutamente non può essere. Il simbolo, me ne lavo un po' le mani perché vorrei vedere com'è questo simbolo, com'è sto sole. Il periodo, beh, quello tutti può essere. Abbiamo... Però devo dire una cosa riguardo appunto anche a queste informazioni. C'è chi mi ha detto, non posso fare chiaramente esempi, sì. Ho dato una pentasfera e la signora mi fa: ma sai che da quando la pentasfera continua a lavorare, non aver più voglia di andare a lavorare in quel posto là, sono stanca, sono stufa. No, stanca, non stanca fisicamente, sì, ma stufa. Di lavorare. Della situazione. Secondo te può essere la pentasfera che mi ha creato questo? Certo. Ma non è che la pentasfera ti ha creato il fatto che non vuoi più lavorare, è che ti ha fatto capire che non è più il tuo ambiente adatto. Ti ha fatto crescere, ti ha fatto capire che forse devi cambiare, che non devi più accettare il tuo modo di vivere. Cioè ogni tanto certi cambiamenti, mi associo sempre al discorso del simbolo così, non è che siano sempre negativi, possono essere negativi secondo il tuo punto di vista, ma secondo la tua anima no, sono salti di qualità. Certo. Poi abbiamo Joe invece che mette in discussione la tua spiegazione sulla funzionalità della genesa. Vabbè, in questo caso potrei dire a Joe, magari adesso se si prende un attimo qualche secondo e ci scrive un messaggio più specifico sul cosa intende, nel senso che dice che non funziona proprio come stai spiegando. Per cui, Gio, se ci scrivi più nel dettaglio in che senso, così andiamo magari a discuterne con il nostro ospite. Sì, volentieri, nessun problema. Ecco, dopo, vabbè, per la veridicità di quello che stai dicendo, io posso dire da canto mio che comunque, in qualche modo, hai anche collaborazioni con altri personaggi sì, attendibili. Sì, certo. Per cui, in qualche modo, ti do fiducia a priori, sotto questo punto di vista. Allora... E ci siamo lasciati subito prima di questo intervallo musicale e proprio con la promessa di espandere un po' l'argomento sulla geometria sacra. Sì. Allora, tu intanto come ci sei arrivato? Hai detto tramite la... Appunto, tramite la genesa, perché devi capire... Cioè... Ma perché ti ha affascinato questo mondo rispetto a... Comunque il mondo a livello di energia, a livello di diciamo di introspezione, cioè, è infinito. È infinito, certamente. Perché infinito. Sei finito proprio qua? Se ti devo dire la verità, sai qual è? Sì. Non lo so. Ok, perfetto. Non lo so, finiamo perché qua. No, effettivamente ci sono capitato, è brutto dire per caso, perché il caso non esiste, però non saprei come definirlo, insomma, non è un caso, perché chiaramente se sono capitato là, vuol dire che dovevo capitare là. Però non ho cercato, io ho cercato qualcosa, come ti dicevo prima, per armonizzare la casa, l'ambiente, il benessere. Tu sentivi questa necessità. Esatto, e ho trovato questa. Da lì è partita la geometria sacra, perché volevo capire, ok, genesa, che cavolo è sta cosa? Perché? Da dove deriva? Ok, dottor Langa, ma perché? Cioè, da là in poi ti cominci a fare tanti perché e vai a studiare le motivazioni, perché l'energia... dentro là deve fluire in maniera positiva, e da là è partito il discorso dei solidi platonici, della geometria sacra, il fiore della vita, Druvalo, Melchizedek e avanti, insomma. Perché sono partito praticamente, è Druvalo che mi ha un po' sì. portato sulla geometria sacra, che è praticamente secondo me uno dei capisaldi, insomma, della geometria sacra. Ok. E praticamente ho letto i libri del fiore della vita e da lì poi ho associato varie come si dice, ho associato appunto il fiore della vita, le piramidi e tutta la geometria sacra a genesa. Perfetto, per cui ma proprio alla genesa ci sei arrivato tramite ricerche, insomma. Tramite ricerche così, sì, esatto. Ok, e hai trovato questo strumento. Questo strumento che poi ho approfondito con la geometria sacra. Praticamente la geometria sacra è arrivata dopo la genesa.
per capire il funzionamento della genesa che sono arrivato alla geometria sacra. Sentimi un po', e l'idea proprio di, cioè, da quando hai cominciato a studiare questa cosa a quando ti sei deciso a realizzarle? Ma prima diciamo che le ho realizzate. Ah, ok. Hai fatto anche dei passi falsi, in qualche modo? Infatti, passi falsi, dai, beh, chiaro. Sì, insomma, come tutte le cose, no? Certo. Le ho realizzate, poi non sapevo nemmeno se funzionava, se non funzionava, mi ero informato, però ci credevo fin là, perché io non credo alle cose, sono un po' San Tommaso, no? Oh. Posso crederti, però se non le testo, non vedo la loro funzionalità, se non so il perché deve funzionare, non do per scontato che perché mi dici tu funziona. Certo. Cioè, ti posso credere, però vorrei vedere, no? E allora, da là è partito il discorso, l'ho creata, l'ho provata e non andava. Perché l'ho provata con la BIOS, no, non funzionava. Non funzionava più, boh. Non funzionava perché l'avevo creata così, non l'avevo creata con l'intento di creare una cosa che conoscevo. Ho creato una cosa così che boh. Dopodiché, informandomi su come funzionava, cos'era, come non era, quella l'ho buttata via chiaramente, l'ho eliminata. E dopo ho cominciato a crearne di altre, testarle, e ho capito che l'energia è molto importante, quella che tu metti quando la crei e quella che tu dai quando la dai alla persona. Perfetto. Sì, sì, hai un po' unito i puntini, contestualizzato, esatto. Fatto esatto. Tutto il processo. E, c'è differenza da pentasfera appunto a genesa? Sì, molta differenza. Okay. Anche a livello di materiali, perché a livello sia di materiali che di come lavora. Perché okay. La genesa è un armonizzatore dell'ambiente. L'ambiente, il giardino, la casa, quant'altro, insomma. Sì. Invece la pentasfera va a livello molto più spirituale, cioè va a armonizzare i chakra, va ad armonizzare la persona, perché è fatta in rame, quindi è fatta, ecco appunto, la genesa è in alluminio, la pentasfera è in rame. E anche qua ne trovi di alluminio, pentasfere. Però la pentasfera si chiama pentasfera perché è a forma di pentagono. Ok. E racchiude l'etere, il quinto elemento praticamente, il dodecaedro, che praticamente è a forma di pentagono. Allora, questa, essendo fatta in rame, associata al pianeta Venere, eccetera, va a lavorare sulla spiritualità. È molto più a livello di energie sottili, che non energie pesanti come la genesa. È quello che sono due, proprio due, sono due sfere, contengono tutte e due i solidi platonici, ok? Sì. Sono sfere, quindi la sfera è già la figura geometrica sacra per eccellenza. Però la differenza sostanziale è proprio questa, insomma. Lavorano con due energie praticamente diverse. Ok. E nella tua esperienza, nel tuo approfondire questo campo, hai trovato altre forme, altri strumenti di pulitura energetica? Piramidi. Ho studiato un po' le piramidi, specialmente quella di Cheope. Ok. E dopo ci sono vari simboli, sì, perché esatto. Per esempio si può utilizzare il fiore della vita. Il fiore della vita è già un simbolo di per sé di protezione e di purificazione. Di cosa stiamo parlando? sono ignoranti, ma c'è il fiore della vita. Il fiore della vita è il fiore della creazione. In geometria sacra, chiaramente, no? Okay. Il fiore della vita è... Allora, è una serie di cerchi che si intersecano uno dentro l'altro formando un fiore, e si chiama più un fiore della vita, o rosa di 20, cioè ha tantissimi nomi. Sì, ok, un po'. E questo qua è un simbolo che secondo Druvalo Melchizedek è conosciuto in tutto l'universo, e credo abbia detto la cosa giusta. Sì. Questo qua è un simbolo che si trova nel Tempio di Iside, si trova in Giappone, si trova in Cina, si trova in America, si trova nei Maya, cioè praticamente è in tutto il mondo, ma non da adesso, da millenni, quindi è un simbolo molto antico. E appunto questo può essere un simbolo, che tenere questo simbolo in casa, farselo soprattutto, però sarebbe meglio. Farselo, tenerselo, è un simbolo di protezione. Ma anche questo è riproducibile in qualche modo, cioè disegnandolo, costruendolo? Disegnandolo, sì. No, devi disegnarlo praticamente, perché praticamente la parte della creazione, no? È un po' difficile spiegarlo a parole, perché quando faccio la presentazione lo faccio vedere tramite la schermata, quindi si capisce.
così è un po' difficile spiegarlo. Come questi cerchi fanno proprio parte della creazione. Sono gli otto cerchi iniziali, poi ce ne sono di altri, insomma. Mm-hmm. Sono un po' perso sulla domanda di prima, perché... Scusa? Mi sono un po' perso sulla domanda che mi avevi fatto adesso. No, delle altre figure. Ah, sì, appunto. Se era riconducibile. Esatto, sì. Ecco. No, perché anch'io mi sto perdendo, perché finché tu parli sto guardando i messaggi, giusto per avere poi il botta e risposta. Sì. Allora, rispondo. Ah, vi ricordo, chi voi dolci ascoltatori che ci scrivete qui in diretta, di firmarvi, autografarvi, così so almeno con chi ci stiamo relazionando. Allora, per chi vuole avere maggiori informazioni o vorrebbe avercela in casa, casina, questa genesa che gli spazzola a casa, può chiedere informazioni, come ho detto prima, al circolo. Potete chiamare il numero di riferimento, che è il 338-7963-968, potete scrivere a info@idina.it, o potete essere presenti domani alle 15.30 presso il Circolo Ilina in Vicolo Gramsci numero 6 a Monte Grotto Terme alla conferenza La Geometria Sacra, dove potrete conoscere di persona Andrea Basso e potete fargli anche tutte le domande più personali su, ovviamente, su questo argomento. È chiaro. Che volete. Allora. Buongiorno, ho sentito parlare di un protettivo come il sigillo di Salomone da tenere al collo. Che significato ha? Ti dice qualcosa questo? Grazie, Francesco. Sì, allora, il sigillo di Salomone è un'altra figura potente, okay. Potentissima anche quella. Sono tutti simboli sacri, quindi puoi tenerlo benissimo al collo, anzi, bellissimo quello. Cioè, non ha nessun effetto negativo. Ok. Assolutamente no. Perfetto. Invece Silvia. Buongiorno. Un giorno un ciondolo che rappresenta il fiore della vita mi ha attirata moltissimo. E da allora lo indosso sempre. Secondo lei, in qualche modo, mi guida? Grazie, certo, Silvia. Certo. Ho appena detto prima. Il fiore della vita è il simbolo per eccellenza. Ma in ce l'ho anch'io, ce l'ho anch'io il rosso. Ah, dai. Sì. Eccolo qua. Svegliamo gli altari. Ah, ok. Ora ho presente. Hai presente la fiore della vita. È più da tirarlo fuori prima, no? Allora, andando nello specifico, come può guidarti? Come il fiore della vita, se mi collego anche a Landi, tanto punto, no? Siamo tutto uno. Sì, praticamente il fiore della vita è il simbolo della creazione, no? Quindi l'energia cristica, quindi da là deriva proprio, non può non essere protettivo o guidarti, perché ti guida con l'energia cristica, l'energia della creazione. Basta, non dico altro. Certo, per cui può essere anche questo un'immagine che viene caricata dall'esterno o ha già una sua energia? Ha già una sua energia. Sì. Penso che no, questo non ho testato, quindi non posso dire cose che non testo, okay, però sono sicuro che si può caricare, ci scommetterei. Però non l'ho testato, quindi vado male a dirti sì, certamente. Però essendo un simbolo così, secondo me si può caricare assolutamente sì. Ottimo. Poi ho Sandro05. Che ci parlava del famoso ciondolo, che sì. Dice il triangolo è con la punta in giù e il sole è al centro con i raggi curvati in senso antiorario, cioè a sinistra. Allora, vuole proprio sapere? No, allora ti dico sinceramente, non è un buon simbolo. Mi dispiace deluderti, ma lo eliminerei. Io non lo porterei mai in giù. Perché un triangolo, no, un triangolo con la punta in giù non è assolutamente positivo. Per cui Sandro05, speriamo non sia qualcosa a cui è legato effettivamente. Se è legato effettivamente, ti cerchi di dammelo, fammelo avere, te lo modifichiamo, però non va bene assolutamente. No. In qualche modo si può ripulire. Io posso, sì. Ma no, perché dovresti tenerlo in maniera diversa. Se il consiglio che ti do io è sbarazzate. È un po' drastico, sì, sì, è un po' drastico, sì. Ma è inutile che sto qua a minare il campellaio. Certo. Non è positivo. Ci sta.
Allora, Macido 90. L'albero della vita ha lo stesso significato o valore del fiore della vita? No, assolutamente no. L'albero della vita è un altro simbolo, sì, però non è il fiore della vita, non è il fiore della creazione. L'albero della vita ci fa capire più che altro il radicamento, perché l'albero della vita ci fa vedere le radici dell'albero e l'elevazione spirituale. E tu sei quel personaggio al centro, chiaramente, no? Che devi essere radicato per poter elevarti. Perché la figura dell'albero della vita è sempre la figura dell'albero classico, no? Certo. Che più si radica a terra e più si alza, no? Quindi non è lo stesso simbolo, assolutamente no. Ok, perché se non sono è bello da tenere, sì, è comunque un simbolo che dà protezione, però se mettiamo sulla bilancia il fiore della vita, l'albero della vita, no, sono due bilanci completamente diversi. Assolutamente. Ok, va bene. Allora, siamo anche quest'oggi quasi ai titoli di coda. Intanto anticipo i ringraziamenti per essere stato qui come nostro grazie ospite. Grazie a voi invece. Per cui, sì, ne approfittiamo per dire che l'appuntamento è per domani. Sì. Andrai in qualche modo a ripercorrere quello che abbiamo anticipato oggi? Sì, parlerò di più sulla geometria sacra, perché parto quando presento Genesa, Pentasfera e piramidi, perché non ho parlato neanche della piramide di Cheope, ma insomma non mi importa, parlo della geometria sacra prima, no? Cioè parto dal fiore della vita. Per eccellenza parto dal fiore della vita, spiego da dove arriva e da là in poi arrivo con la sequenza di Fibonacci, arrivo dalla spirale aurea, arrivo a Genesa Pentasfera. In modo per far capire alla gente e alle persone interessate da dove deriva questa figura geometrica. Se certo. No, come dicevo prima, è inutile. Sì. Fai tutto un percorso più dettagliato. Ecco, esatto. Per fare un. Dare una continuità e per capire da dove deriva sta figura e il perché del suo funzionamento. Certo. D'accordo, allora. E niente, noi ti ringraziamo. Grazie a voi. Ci diamo appuntamento a domani. Va bene. Ok. E un salutone. Buona giornata. Grazie mille a tutti. Arrivederci. Grazie. A sentirci. Grazie.